anniversary of the Platform Unification Directives. For years they have given us their songs, their labor, their dreams. In exchange... Dalla serata di ieri, Apple ed Epic Games sono ufficialmente in guerra per una disputa che vede protagonista Fortnite. Apple ha infatti rimosso il Battle Royale più famoso di tutti i tempi dall'Apple Store dopo che Epic Games, proprio nella giornata di ieri, ha deciso di introdurre un metodo di pagamento alternativo che permetteva agli utenti di comprare V-Bucks col 20% di sconto e bypassare il sistema di acquisti di iOS. Questa mossa ovviamente non è piaciuta ad Apple, poiché in questo modo la compagnia di Cupertino non può ottenere il 30% della commissione sulla spesa effettuata dagli utenti. Apple, dopo aver rimosso il gioco, ha anche rilasciato una dichiarazione sulle pagine di The Verge, dicendo di essere intenzionata a collaborare con Epic per risolvere questo problema che viola le linee guida sui pagamenti all'interno del suo store. Nella stessa dichiarazione, però, ha anche precisato di non voler assolutamente pensare ad una soluzione speciale per Fortnite. Apple, come ben sappiamo, è intenzionata a mantenere lo store quanto più sicuro possibile, e teme che questa nuova politica di Epic possa in qualche modo rappresentare un pericolo per la sicurezza dei suoi utenti e dei loro acquisti. Questo quanto si legge nella sua dichiarazione. Oggi Epic Games ha preso l'infelice decisione di violare le linee guida dell'Apple Store, che vengono applicate a tutti gli sviluppatori, e che hanno lo scopo di mantenere lo store quanto più sicuro possibile. Di conseguenza Fortnite è stato rimosso dalla piattaforma. La funzionalità abilitata all'interno dell'applicazione di Epic non è stata esaminata o approvata da Apple e viola le linee guida dell'Apple Store per quanto riguarda i pagamenti in app. Epic nel mentre non è stata con le mani in mano e in segno di protesta ha organizzato un evento intitolato 1980 Fortnite che si è tenuto ieri pomeriggio. L'evento è stato sponsorizzato con un cortometraggio che è sia una risposta alla rimozione di Fortnite da parte di Apple dal suo store, sia una parodia dell'iconico spot televisivo di Apple del 1984 diretto da Ridley Scott, che ha introdotto il mondo all'iconico Macintosh. Uno spot omaggio al romanzo 1984 di George Orwell presentato per la prima volta durante il 18° Super Bowl, che dipingeva il nuovo computer di Apple come un vero e proprio mezzo di liberazione dal conformismo e dalla repressione della libertà di scelta. Insomma, una decisione assolutamente non casuale per fare il verso ad una Apple che un tempo predicava libertà e che oggi invece censura senza pietà. La situazione è ovviamente tesa e in continua evoluzione. Chissà quindi cosa succederà nei prossimi giorni. Da un lato abbiamo una Apple risoluta che non si è fatta nessun problema a introdurre un'immediata censura, ma che sembra comunque intenzionata a trovare una soluzione, mentre dall'altro abbiamo Epic Games che sembra essere decisamente sul piede di guerra, tanto da aver addirittura comunicato via Twitter di aver avviato una causa legale contro Apple. Come se tutto ciò non bastasse, siamo spiacenti di comunicarvi che Fortnite è stato rimosso anche dal Google Play Store proprio in queste ore, e Epic ha sporto querela anche nei suoi confronti. Inoltre ci sono brutte notizie anche per tutti gli utenti che sono già in possesso del gioco su dispositivi iOS. Chi ha già scaricato il gioco su iPhone e iPad, infatti, può continuare a giocarlo ma non potrà aggiornarlo. Quindi nel momento in cui uscirà la nuova stagione, chi gioca su dispositivi Apple non potrà più acquistare V-Bucks, accedere ai nuovi contenuti e realisticamente non potrà quindi sfidare i giocatori che invece avranno il gioco aggiornato. A differenza degli utenti iOS, su Android resta invece comunque la possibilità di scaricare Fortnite attraverso il sito ufficiale del gioco oppure da piattaforme terze parti come il Galaxy Store di Samsung. Questo fatto ha un'importanza notevole non solo per Fortnite, visto che potrebbe avere ripercussioni importanti su tutta l'industria. Da tempo infatti si discute di quanto la commissione del 30% di Apple possa essere svantaggiosa nei confronti degli sviluppatori. E se c'è un gioco o un prodotto che può effettivamente sollevare la questione con forza e può opporsi alle linee guida dettate da Apple, quello è senza ombra di dubbio Fortnite. Inoltre quello che è cominciato come una battaglia fra Epic Games ed Apple si è trasformata nel giro di poche ore in qualcosa di molto più esteso. Epic ha infatti intrapreso un'azione mirata contro le regole del mercato mobile e i suoi principali attori. Ora siamo curiosi di sapere cosa ne pensate voi. Da che parte state, Epic oppure Google ed Apple? Scriveteci i vostri pensieri nei commenti e se volete rimanere aggiornati sull'argomento, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube e cliccare sulla campanella per attivare le notifiche. L'appuntamento è al prossimo video, sempre qui su multiplayer.it. Six.
secure from the pests of a contradictory.